Che cosa stai cercando in Gesù? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici e buona domenica. Accogliamo la lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal 35 al 42. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Amen. Carissimi, ecco che in questa domenica, pur essendo nell'anno B dedicato a Marco, Vangelo molto corto, solo 16 capitoli, la liturgia ci offre il primo tempo in cui Gesù si manifesta ai discepoli di Giovanni il Battista e ci fa vedere e scoprire un aspetto molto importante: la prima chiamata, i primi discepoli. In Giovanni lo troviamo in un modo davvero molto particolare, perché Giovanni il Battista indica l'agnello di Dio, quindi il figlio di Dio, il Messia, ai propri discepoli. Alcuni discepoli, sentendolo parlare così, seguono Gesù. Vedete quanto è bello in Giovanni la chiamata. Una chiamata sembrerebbe quasi passiva, a differenza di Marco, di Matteo, di Luca. Loro lo seguono, Gesù si volta e chiede loro: «Che cosa cercate?». Non è che li rifiuta, ma Gesù conosce il loro cuore, conosce il cuore dell'uomo. Lui sa che noi senza di Lui siamo in ansia. Senza Dio ricerchiamo continuamente nel nostro cuore la presenza Sua. Senza di Lui noi siamo assetati, affamati. Molto spesso non lo sappiamo. La TV non ce lo dice, le pubblicità non ce lo dicono, i media neppure. Il mondo, il lavoro, la politica, la società, assolutamente. Ma Dio ci ha creato con un desiderio di Lui. E solo in Lui siamo appagati. Solo in Dio riposa l'anima nostra, fratelli e sorelle. Solo in Dio noi troviamo la pienezza, la vera pace, la vera serenità. E questi due discepoli che stanno seguendo Gesù ricevono questa domanda: che cosa cercate? Perché loro cercavano il Messia, l'agnello di Dio. Tu stai cercando il Messia, tu stai cercando Gesù, anche se forse pensi di averlo trovato, eppure noi in questo mondo abbiamo ancora bisogno di sperimentarlo sempre di più, giorno dopo giorno. Gesù risponde alla domanda loro successiva: «Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete». Quanto è importante andare da Gesù. Venite e vedrete. Se tu segui Gesù, lo troverai. Se tu segui la sua parola, se tu segui Cristo, se nel tuo cuore c'è sincerità
e lo cerchi con tutte le tue forze, lo troverai e lo vedrai. Venite e vedrete, ha detto. Noi andiamo da Gesù perché sappiamo che in Lui c'è la vita eterna, che in Lui c'è la nostra gioia, c'è il nostro tesoro. Ricordo quando ero ragazzo, ragazzino, cercavo tante cose nella mia vita, per il mio cuore, per la mia mente, ma quando ho incontrato Cristo, la mia vita è cambiata. Davvero ho visto le opere di Dio. Il mio cuore si è trasformato, perché io in realtà nemmeno sapevo che cosa stavo cercando. Un amore troppo grande. Non era un amore umano. Era qualcosa di grande che io cercavo e nemmeno sapevo a che cosa potesse corrispondere in questo mondo. Dio soltanto ha la capacità di riempire il tuo cuore, di darti la pienezza. Che cosa cerchi quando vai da Dio? Cerchi appagamento di un sentimento religioso? Quindi sei in coscienza sistemato, andrai in paradiso? O cerchi davvero la vita eterna, la pace, ma già in questa vita, non nell'aldilà? Già qui possiamo sperimentare che Dio è l'Emanuele, la presenza piena del Padre. Ti invito allora in questo momento a aprire le tue braccia e dirgli: vieni, Signore Gesù, vieni oggi nella mia vita, nel mio cuore, io ti aspetto. Io cerco in te la gioia, cerco in te la mia pace, cerco in te la mia realizzazione, cerco in te il senso della mia vita, Signore. Vieni, voglio vedere la tua presenza viva nella mia casa, nella mia famiglia, in tutte quelle situazioni dove attualmente sono cieco, sono annebbiato. Vieni, Signore Gesù, io ti invoco. Riempi il mio cuore di te, riempilo del tuo amore. A te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi: che cosa stai cercando in Gesù? E noi sappiamo bene che in Lui cerchiamo la vita eterna, cerchiamo il senso della nostra vita e Dio oggi ce lo dona, ci dona una gioia contagiosa che ciascuno di noi, che tu stesso darai agli altri. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.